Ciao ragazzi e bentornati sul canale con questo terzo appuntamento di questa settimana prima del lancio del DLC di Elden Ring. Di cosa vi sto parlando in questi giorni? Di build talmente forti e talmente facili da utilizzare che vi faranno giocare il New Game Plus dal 7 in poi come se fosse la vostra prima partita con una Moonveil più 99. Quindi una cazzata ad occhi chiusi. O più o meno quello è l'obiettivo, anche se effettivamente a determinate difficoltà non sarà mai così facile il gioco. Comunque, dopo i due video di questa settimana, c'è questo terzo video dove vi mostro le build più forti in assoluto, quelle che veramente, veramente renderanno il gioco una passeggiata al parco. Come per i video precedenti, ci tengo a dire che le build non sono state messe in ordine della più forte o della più figa o di qualsiasi altro ordine, sono state messe in ordine casuale, che tengo attiva la runa di Godric e per la maggior parte delle build di questo video utilizzerò solo ed esclusivamente gli aromi del furore e non l'ululato di Shabriri perché sono build prettamente fisiche. Come avete potuto leggere, la prima build è la Vinci Facile numero 1. Sì, perché semplicemente è una build, una delle build più rotte da quando esiste il gioco in pratica. Si parla di due spade curve del saccheggiatore che hanno già uno scaling di sanguinamento, entrambe occulte, entrambe col seppuku. Che cosa facciamo? Appena iniziamo la fight ci ficchiamo una spada nello stomaco, o meglio ce le ficchiamo tutte e due nello stomaco e iniziamo poi ad attaccare il boss di turno, che in questo caso è Malenia, uno dei boss più veloci e più rompicoglioni del gioco finora. Cosa che rende questa build dannatamente ridicola? Il fatto che potremo proccare il sanguinamento a una velocità assurda e il fatto che sfruttiamo gli attacchi in salto e gli attacchi in corsa di questa build per avviare i bonus di danno dei nostri talismani che aumentano il danno delle combo e della nostra lacrima per il balsamo portentoso che anch'essa aumenta il danno dei nostri attacchi in combo, quindi dei nostri attacchi veloci. E vedete che dopo un semplice attacco in salto inizio a fare un puttanaio di danni. Anche per l'attacco in corsa, quello che avete visto poco fa, facciamo 4 attacchi consecutivi velocissimi che anch'essi sbloccano subito il massimo del buff possibile per i talismani e per la lacrima di cui vi parlavo prima. Ora potete giocarvela saltando o potete giocarvela con l'attacco in corsa. In entrambi i casi i boss si inginocchieranno ai vostri piedi con molta facilità. Qui ci sono le statistiche e l'equipaggiamento. Vi consiglio di tenere assolutamente la maschera bianca di Varre perché insieme al giubilo del signore del sangue vi potenzierà quando proccherete il sanguinamento. Le piume nere di rapace che vanno in combo con il talismano dell'artiglio potenziando i nostri attacchi in salto. E poi abbiamo ovviamente la spada lata marcescente e la protesi di Millicent che aumentano il danno delle nostre combo. Nel caso di Malenia ovviamente io porto con me i vasi congelanti e gli aromi del furore che potenziano tutti i nostri danni fisici. Per sbaglio avevo inserito la fiamma sanguinaria nella build ma effettivamente non possiamo utilizzarla perché abbiamo il seppuku. Nel balsamo ho una lacrima che aumenta la difesa e l'altra che aumenta il danno dei nostri attacchi in combo. Andiamo avanti con la build Vinci Facile numero 2. Indovina indovinello di chi sarà il gargoyle bello? Esattamente, stiamo parlando della build con le doppie lame del gargoyle, che per qualche motivo dannatamente sconosciuto sono le armi più fottutamente rotte di questo gioco, quasi anche più rotte di quelle che vi ho mostrato prima. Entrambe ce le ho sanguinarie, però mentre a una ho messo il seppuku, all'altra invece ho messo il coraggio del cavaliere, perché semplicemente mi piaceva l'idea di poter fare qualche altro bel danno extra con gli attacchi in salto principalmente. Questo perché questa build, a differenza della precedente, non ottiene il buff degli attacchi consecutivi con gli attacchi in corsa, ma soltanto con gli attacchi in salto, perciò dovrete concentrarvi praticamente solo su quello. La build infatti sarà un salta e vinci, tendenzialmente non ci saranno altre azioni che dovrete fare per vincere il gioco. Come per i video precedenti ho cercato di prendere un boss che fosse il più ostico possibile per la build prescelta, ma per quanto riguarda queste prime due build, ragazzi, non c'è qualsiasi boss, anche quello più difficile per il tipo di build, diventa una passeggiata, come avete potuto vedere. Quindi andiamo a vedere anche questa build com'è costituita.
Ci sono ovviamente sulla destra le statistiche, abbiamo due lame gemelle del Gargoyle sanguinarie, una con Seppuku e una con Coraggio del Cavaliere. Abbiamo di nuovo la maschera bianca di Varre con il talismano del Giubilo del Signore del Sangue per aumentare i nostri danni quando procchiamo sanguinamento. Abbiamo le piume nere di Rapace, il talismano dell'artiglio, che potenzieranno i nostri attacchi in salto, che saranno gli unici attacchi che vi consiglio di fare con questa build. Ovviamente la spada alata marcescente e la protesi di Millicent ci aiuteranno a buildare sempre più danni nel tempo. Nel balsamo anche questa volta abbiamo la lacrima per gli attacchi in combo, ma ci ho aggiunto anche la lacrima che aumenta il danno alla stabilità del nemico. Proseguiamo sulla scia di sangue con la build del Ronin sanguinario. Indovinate un po', è un samurai con una Nagakiba e una Naginata. In questo caso io non ho utilizzato la Naginata per il semplice motivo che contro questo boss era un po' troppo lenta, tra virgolette. La cosa figa è che per entrambe le armi potrete utilizzare le Ash War che più vi piacciono, ma vi consiglio assolutamente di provare la versione baby della Fiumi di Sangue, la potremmo chiamare Pozzanghere di Sangue volendo. Consiste proprio nel mettere la Ash War doppio taglio sulla Nagakiba, quindi sulla zanna lunga, e sfruttare il potenziamento della fiamma sanguinaria per proccare più velocemente possibile il sanguinamento. Già di per sé la Ash of War è dannatamente potente, per di più quando proccheremo sanguinamento riceveremo vari buff al nostro danno. Questo ci porta a fare dei danni dannatamente elevatissimi e a uccidere boss tosti come Godfrey al New Game Plus 8 con una relativa facilità assurda. Notate bene che non ho quasi mai utilizzato tutta la Ash of War di seguito, semplicemente perché il boss non vi dà il tempo di farlo, questo boss in particolare. Perciò, come per tutte le altre build, adesso andiamo a vedere come è costituita, quali sono gli equipaggiamenti e le statistiche che ho deciso di utilizzare. In questo caso stiamo parlando di due armi incisive, quindi che scalano solo ed esclusivamente in destrezza, infatti guardate la mia destrezza quanto è alta. Tenete conto, come sempre, che ho la runa di Godric attiva, la quale mi dà 5 punti extra proprio alla destrezza. Sulla Naginata io ho messo la Ash of War zanna perforante, ma potete metterci davvero di tutto, ragazzi, perché qualsiasi cosa utilizzerete sarà dannatamente rotta. I talismani sono pressappoco gli stessi, abbiamo visto prima, con la differenza che la protesi di Millicent non ci darà, e anche l'emblema della spada alata marcescente non ci daranno chissà quali buff di danno, a meno che non utilizziamo tutta la Ash of War doppio taglio. Nel balsamo portentoso anche questa volta abbiamo le due lacrime che aumentano il danno alla stabilità del nemico e il danno degli attacchi in combo, proprio perché, come vi dicevo, se riuscite a fare tutta la combo della Ash of War doppio taglio, automaticamente sbloccherete i potenziamenti di talismani come la spada alata marcescente e della lacrima che aumenta il danno degli attacchi combo. Andiamo avanti con la build del Blasfemo. In pratica null'altro che una build che impugna la spada blasfema, una delle armi più ignoranti e forti del gioco. Nonostante sia uno spadone, quindi per definizione un'arma lenta, la riusciamo ad utilizzare contro un boss veloce come Malenia con una facilità veramente veramente assurda. E nonostante io sia stato un demente, si è andato vicino alla morte più di una volta, questa build non vi farà preoccupare più di tanto dei vostri HP, anche perché ho deciso di portare con me l'unico scudo del gioco che vi dà un piccolo recupero di vite man mano che passa il tempo, quindi l'ho messo dietro la schiena ed evitavo di curarmi nell'attesa per poter sparare la mia Ash of War e curarmi con essa. È vero che se mi avesse colpito un'altra volta sarei morto immediatamente, ma il solo fatto di avere uno scudo che ci cura e una Ash of War che ci cura quando la utilizziamo in qualche modo vi renderà più sicuri di voi stessi, probabilmente vi farà sbagliare anche di più, questo è poco ma sicuro, ma vi darà quel senso di forza in più che solitamente è difficile provare quando siamo al New Game Plus 8, come ovviamente in questo caso. Unica pecca, forse dovrei dire, di questa build è che è un po' lenta alla fine della storia, perché la Ash of War è tendenzialmente lenta da sparare, anche se può stannare se sparata in continuazione boss come Malenia, come state vedendo in questo momento,
purtroppo non riesce a stannare gli altri boss, quelli più grossi, quelli con le forme meno umanoidi. Quindi tendenzialmente tutti tranne Malenia e Gideon. Ora, principalmente questa è un'arma che scala su tre statistiche: destrezza, forza e fede. Per essere precisi, scala molto bene con destrezza, un po' meno con fede, ma molto di meno con forza. Ciò nonostante, questo significa che potrete portare appresso con voi altri tipi di armi, altri tipi di equipaggiamenti totalmente diversi, perché comunque avrete una destrezza molto elevata. Nel mio caso, oltre alla destrezza, ho anche una forza e una fede molto elevate. Infatti, come potete vedere, porto appresso una magia di fuoco che però non ho mai utilizzato, anche perché in una boss fight al cardiopalma come quella di Malenia è un po' difficile per me trovare il tempo di sparare quella magia. Ovviamente il fatto che voi dobbiate spendere punti in statistiche differenti può rendere questa build un po' meno potente rispetto ad altre build dello stesso livello, perché ovviamente, come potete immaginare, se abbiamo 200 punti da spendere e li dobbiamo spendere su tre statistiche principalmente piuttosto che soltanto su una come la build precedente, automaticamente il risultato finale a parità di livello, almeno al momento, sarà un po' più scarso. Infatti facciamo dei bei danni, ma non abbastanza da essere ai livelli delle build viste precedentemente. Ma ovviamente l'altra faccia della medaglia è che se raggiungete livelli molto più alti, questa build sarà molto più potente di quelle che abbiamo mostrato prima. Come è composta appunto la build? A livello 200 quelle sono le statistiche che vi consiglio di mantenere. Ricordatevi che c'è la runa di Godric attiva, quindi 5 punti extra per ogni statistica me li sta dando quella. Scheggia di Alexander, spada rituale, talismano dello scorpione del fuoco potenzieranno tutti il danno della nostra Ash of War e anche, per quanto riguarda la spada rituale, il danno della nostra arma. Come quarto talismano io ho deciso di utilizzare il sigillo della piaga di Radagon, anche se avrei potuto scegliere un qualsiasi altro talismano difensivo oppure, una, se avessi una build che usa anche incantesimi, un talismano che potenzia appunto gli incantesimi. Nel balsamo portentoso ho la lacrima che aumenta i danni alla postura e la lacrima che aumenta il nostro danno da fuoco del 20%, perché ovviamente la nostra Ash of War farà soprattutto danno da fuoco. E veniamo all'ultima, ma non per potenza, build di questo video. Stiamo parlando dello spadone di Marais, una cosa dannatamente ignorante a questi livelli, perché prende una serie di buff che si sommano tra loro e vi permette, come potete ben vedere, in pochi attacchi di eliminare totalmente la barra degli HP dei vari nemici che incontrate nel gioco. Ovviamente dovrete stare attenti a non farvi colpire, perché siamo al New Game Plus 8 e anche una scorreggia ci ammazza in pratica. Per chi non lo sapesse, questa Ash of War può essere caricata. Che cosa significa? Che potete fare una versione veloce dell'attacco schiacciando una sola volta il tasto della Ash of War, nel mio caso L2, oppure tenere premuto quel tasto per prolungare non solo la durata della Ash of War, ma anche per far attivare l'effetto del talismano dell'icona di Godfrey, perché sì, quel talismano con questa build ha effetto, o meglio, con quest'arma ha effetto. E vedete che un boss come l'Elden Beast praticamente ha preso tre schiaffoni in faccia e sta già quasi per schiattare. Nonostante sia uno dei boss più rompipalle, non per difficoltà, ma semplicemente perché inizia a scappare via quando è a metà HP, l'ho inserito per mostrarvi quanto è facile sfruttare quest'arma e questa build per distruggere completamente il gioco, senza curarvi del fatto che il boss può colpirvi in qualsiasi momento, perché tanto gli fate talmente tanti di quei danni che ve ne fregherete. Semplicemente ve ne fregherete di essere colpiti dal nemico. Vedete che io sto cercando di scansare la sua magia stellare, quella magia rompicoglioni che mi sta colpendo, e contemporaneamente sto cercando il momento giusto per sparargli un'altra Ash of War e farlo fuori, portando il conto totale a 5 Ash of War caricate per far fuori l'Elden Beast. Adesso andiamo a vedere come è costituita la build. Quest'arma scala preferibilmente in forza, un po' meno in arcano e soprattutto molto meno in intelligenza, perché è un'arma che, anche se vi dà un discreto danno magico, non fidatevi perché non scalerà mai con intelligenza, o meglio mai abbastanza.
Tutti e quattro i talismani che indosso avranno effetto sulla nostra Ash of War, soprattutto caricata al massimo, quindi vi consiglio di usare questo setup e di caricare l'Ash of War a manetta ogni volta che potete. Anche questa volta nel balsamo abbiamo la lacrima che aumenta il danno alla postura dei nemici e la lacrima che aumenta i danni da combo. Ora, prima di chiudere questo video e di iniziare l'avventura di domani con il DLC, ne approfitto per ringraziarvi tutti i nuovi iscritti e anche i vecchi iscritti. Noi ci rivedremo già dalla prossima settimana, spero, con qualche build del DLC. E molto presto con qualche guida su come uccidere facilmente i vari boss del DLC. Quindi, per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima settimana. Ciao!